E dai, questa volta ve ne eravate preparata. E dai, questa volta vi abbiamo visto. Vi abbiamo visto, questa volta ve ne eravate preparata. Ok, va bene tutto che in questo momento noi milanisti siamo incazzati. Se c'è da attaccare la società, non ci tiriamo indietro perché Gerry Cardinale out credo sia l'hashtag più quotato in tutto il pianeta. Ma se veramente pensate che siamo così stupidi che avete architettato questo Milan beffato su Frattesi. Veramente da settimane che lo state lì quando Frattesi c'ha già l'accordo dell'Inter, ha già detto che vuole andare con l'Inter, il procuratore di Frattesi ha detto ho parlato con tutti, pure con la San Benedettese, tranne che col Milan. Guarda caso, il giorno in cui doveva arrivare l'incontro tra Milan e Sassuolo per Frattesi è dell'Inter. Mandate veramente a quel paese, non ci caschiamo. Allora, partiamo dal presupposto, sapevate tutti quanti già che cosa pensavo di Frattesi. Quindi sono contento non sia venuto al Milan. Stamattina leggevo Inter su un altro obiettivo, che è Samarsic dell'Udinese, che onestamente per me è superiore a Frattesi. Quindi se dovevo scegliere tra Frattesi e Samarsic, avrei scelto Samarsic. Ora sembrerà una roba del tipo, non hai preso Frattesi, quindi stai a rosicare. No, perché ci sono i video che parlano, quindi ovviamente chi non guarda i video non me ne frega niente. Mi interessa l'opinione di chi segue tutti i video e a me Frattesi onestamente non convinceva. Poi farà bene con l'Inter. Oh, che vorrà dire che mi sono sbagliato su Frattesi e farò i complimenti all'Inter per aver preso Frattesi. Sicuramente l'Inter non lo sta pagando quei 40 milioni che si parlava che sarebbe stato folle anche per gli interisti. Quindi diciamo che sul prezzo sono andati bene perché l'hanno pagato, se non sbaglio, 25 milioni di euro più un calciatore mulattieri, non so manco chi cazzo sia. Forse sarà il nuovo Zaniolo, visto che ogni volta che sembra che l'Inter ci sta guadagnando a dare un giocatore giovane, poi alla fine quel giocatore diventa forte. Però non ho idea di chi sia, mai visto giocare. Però diciamo che 25 milioni di euro può essere il prezzo giusto per Frattesi. Io l'ho sempre detto, Frattesi vale tanto. Proprio potevi andare a 30 milioni, ma era proprio il massimo. Ma 40 milioni che chiedeva il Sassuolo era follia. Quindi l'Inter sicuramente fa un buon colpo, quindi complimenti all'Inter per questo, però non mi venite a dire Milan beffato quando probabilmente il Milan non l'ha mai trattato. Io mi sono visto stamattina il video di Suma che diceva proprio questo, stanno preparando il campo per dire Milan beffato e scagliare ancora una volta i tifosi. Ora, se c'è da scagliarsi contro, io mi ci scaglio. Se c'è la questione Thuram, devo essere sincero, anche se il giocatore non mi faceva impazzire, ma visto i nomi che si fanno in attacco per il Milan, mi sarebbe piaciuto avere Thuram nel Milan, sarebbe stata una bella scommessa. Su Frattesi, onestamente, sono contento di non averlo preso, spero che comunque prenderanno qualcun altro al posto di Frattesi. Io ripeto, per me andare su Samarsic dell'Udinese sarebbe la scelta migliore perché è un giocatore che conosce la Serie A e secondo me è fortissimo. E io rosicavo proprio per questo stamattina, dicevo, l'unico giocatore che onestamente non mi fa piacere che il Milan potesse andare a prendere proprio Frattesi. Poi ovviamente gli avrei dato il benvenuto, avrei avuto fiducia in lui, come avrò fiducia su tutti i calciatori. Però se devo essere sincero, magari molti di voi penseranno sto rosicando per Frattesi. No, sono contento che Frattesi non sia venuto al Milan. Poi che il mercato del Milan in questo momento non mi sta soddisfacendo perché non stanno arrivando i giocatori, si sta lì lì per chiudere, lì lì per chiudere, lì lì per chiudere, lì lì per chiudere, ma non me ne faccio niente del lì lì per chiudere. Io voglio chiudere, voglio vedere gli acquisti come abbiamo acquistato Loftus-Cheek. Quindi ragazzi, questa volta non mi vedete arrabbiato per aver perso un derby di mercato perché secondo me non c'è stato nessun derby di mercato. Se la sono preparata a tavolino, ogni volta che c'era un giocatore c'era sempre sto cavolo di derby. I giornali quest'anno hanno voluto campare così con i derby di mercato e figuratevi se non ce ne saranno altri, ma secondo me sono tutti inventati. Su Thuram ci potevo dare il beneficio del dubbio, ma su Frattesi veramente no. Frattesi ha l'accordo con l'Inter da tanto tempo, ha detto che aveva scelto la sua squadra da tanto tempo, anche dal punto di vista tattico Frattesi era un giocatore che nell'Inter comunque ci può stare bene, stavano soltanto aspettando di liberarsi dell'ingaggio di Brozovic e incassare i soldi di Brozovic per andare a chiudere con Frattesi. Poi, perché il Sassuolo, quando si parla di altre squadre, chiede 40 milioni di euro, ogni volta che dobbiamo andare a giocare a comprare un giocatore, a noi ci chiedono i 40 milioni di euro, poi altre squadre chiudono con 25 milioni più mulattieri, insomma, che cazzo sia. Questa è una cosa che onestamente o sono incompetenti i nostri, può essere. Oh, sono bravissimi gli altri a trattare perché comunque, ripeto, per quanto il calciatore non mi piaccia, la trattativa comunque il prezzo è buono.
Stai prendendo un ragazzo giovane che conosce la Serie A, che ha fatto bene, che può fare gol, può inserirsi bene nell'Inter. Molti dicono che è un copione troppo di Barella, ma secondo me possono giocare insieme. Secondo me quest'anno potrebbe arretrare Calhanoglu a fare il regista, che l'anno scorso l'ha fatto molto bene, e giocare con Frattesi e Barella. Secondo me è un ottimo centrocampo. Però io onestamente Frattesi non lo volevo al Milan. Aveva scelto l'Inter, va benissimo così. Ragazzi, noi ci vediamo un prossimo video. Milan Beffado, mi raccomando, hashtag Milan Beffado qua sotto, che è arrivato fino alla fine del video. Vediamo in quanti siamo. Sempre Forza Milan, bella.